Ci troviamo nel terzo canto. Dante è davanti alla porta infernale, la porta che al di sopra ha le parole oscure. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Al di là di essa troveremo l'eterno dolore, la perduta gente, coloro che hanno perso il ben dell'intelletto. Subito dopo incontriamo il vecchio Caronte, il nocchiero infernale, colui che deve traghettare le anime sul fiume Acheronte verso il Tartaro, verso l'inferno. Caronte non vuole portare Dante. Dante è vivo, ma Virgilio insiste. È Dio stesso che ha voluto questo viaggio. È Dio stesso che ha concesso così perché lui può ciò che vuole. Buona visione. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco ov'io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose ch'han perduto il ben dell'intelletto. Ed ecco, venir verso noi per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, un caldo, un gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altre vie, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui: Caron, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote.